se mi vedi vicino alla rete. Sì. Ci sono due ruoli, Dante, il muratore difensore, tu stai a rete. Boia. Non avrei mai girato io però lì, Andre. Sta fermo. Ma se lo fa il colpo di sicurezza shot cade. Però se prova a fare questo glielo difendi. Quindi tra quello che sicuramente cade e quello che sicuramente difendi sta lì. Dove? Ok. Palla. Diego, tocca! Vai. Ma come hai appoggi ovunque siano in qualunque forma sono sempre una merda. Perché mi sono spezzato da solo, ho fatto un po'. Ma succede sempre, succede, eh. Cioè, non è che è la prima toccata. Volta. Ogni palla. Prendere la toccata e me la sono trovata dietro. No, non sono d'accordo. Palla. Quello che ti pare, ma secondo te lui ci capisce? Andrei ci puoi arrivare, eh? Sì, effettivamente. Cioè, ha fatto veramente un po' del cazzo, eh. No, eri in piedi. Eri proprio in piedi a fare un cazzo, eh? Là, cioè, poi... Qua? Sì. Cioè, Dante allora, si sta impegnando, Cristo di Dio. Okay. Quindi tu devi essere centrato un po'. Dai. Perché devi andare poi da un lato, eh? Apri! Frezia, frezia! Prendila verso la sabbia, non qua. Sabbia che c'ha. Ma perché io faccio così? E appena vai vicino alla sabbia, tiri su. Manca un centimetro che è quello che guadagni sulla sabbia. Avete un problema, voi non avete un buon sistema di muro difesa, quindi non è che battete su quello che cazzo i palloni. Battete solo scemo. È vero, c'è un'alzata migliore, ma è scemo. Capito? Perché chi appena si stanca, il vostro obiettivo è farlo morire di fatica. Se batte sempre su Bossini, Bossini si sta a fare anche piede a terra questa roba qua e la palla non casca mai. Beh, bella idea. Ma perché a destra tutti quanti tirate lungo? Ma lo mettete in diagonale? Ma quanto cazzo ti finite in diagonale a destra, eh? Ma è la cosa più semplice. Niente, tutti extra, sul difensore. Ma che cazzo di planisci avete, porco Diaz? Palla. No, ha rispento la luce, vabbè. L'unica tua fortuna, Dante, è che l'omicidio è illegale. Palla. Guarda la palla. No, chissà cosa guarda lui. Corta, Marco. Oh, il vostro obiettivo dovete ammazzare Foroni per farlo stancare. Dio Cristo, avete difeso un pallone. Quanto siete, Andre? Sono state le due. Allora sì, è giusto. Palla. Mi tratta molto facile. Non aprire le gambe, girati, buttati sul ginocchio e fai il bugger, punto. Insomma, invadilo, gli levi la testa. Lì se ti giri veloce tu fa... Cioè, perché io lì il tuo campo d'azione non mi viene neanche da partire. Cioè il pallone che però veramente ce l'hai a 20 cm dalla mano, potresti prenderli, eh? Batti più in centro. Ma potrebbe girare da una parte. Ma ho capito, ma sono, tutti i palloni fino a questo momento sono cascati così da. Quindi visto che ci arrivi perché devi anche a 20 cm, tu fai tenere su questo cazzo di pallone. Sembra World Tour, porco puttana, dall'altra parte. Andiamo. Cioè 6-0 Foroni, ma neanche contro mia figlia ce la fa fare 6-0. Palla 5-1, no, vai 6-1. Sì. Palla. Ci sei, Fredia?
Ce l'avevo, Alberto, io mi sono alzato. Avrebbe presa neanche col motorino sta palla. Non occorre forse, la basta farlo muovere. Sì, è lui poi. Anche lunga, così non riesce. Palla. Esatto. Visto. Che arriva. Oh, Andre. Ho capito, ma puoi stare fermo e poi magari corri sulla palla invece che andare sempre a cazzo e non prendere nessun pallone. Tu sicuramente facendo così non prendi niente. Questa è la sicurezza. Sta ferma, magari una palla ti viene addosso e poi ti tuffa. Palla. Fate sembrare fortissimi, di questo non fanno un cazzo, non fanno. Cioè, colpi banali, guarda. Basta fare la difesa, poi casca la nocca, cane di ghiaccio. Andiamo, Cristo. Porca puttana. Mi sembra veramente di vedere il campionato italiano contro la merda, Dio di Dio. Quanto siete voi? Cioè, 1-1, 2-7, che risultati sono? Oh. Dante, devi saltare e stendere le braccia e te non fai nulla di tutto questo. Gestisci però questa palla, non gli chiamare Diago che c'è il difensore in diagonale, cazzo! Ma non è vero! Allora. Dante, sei troppo lento. Devi saltare insieme a lui, non dopo che ha attaccato, perché com'è la palla è partita. E gestisci il pallone anche piano dove ti chiama lui, dove non c'è il difensore. È inutile che dai errore diretto. Perché allora l'unica cosa che stanno facendo è quello che vi ho detto voi all'inizio. Tira la palla di là, sono in difficoltà e poi continuate a sbagliare. Sì, palla. Questo caos. Io l'ho visto partire. Di là a fondo campo, va benissimo, arriva, bravissimo, bravo. Bisogna iniziare a levare le loro certezze, non posso tirare la palla di qua e far punto diretto, su, fateli giocare. Il muro è a un'altra parte. Dante, stai proprio davanti in questi casi, perché è un'alzata corta, quindi devi togliere lo spazio davanti a lui. Palla. Palla. Bella. Dai!
Facciamo andare una palla, cioè. Non ti stai impegnando in alzata, non te ne frega un cazzo, inutile che sbuffi. Non hai piegato le gambe, quindi per forza fai la serie di merda. Non tieni sulle braccia, c'è il tuo bagno così che la palla schizza via. Cioè, come fai tutto del tuo peggio? Cioè, il problema non è mandare di là, è che a te non te ne frega un cazzo, perché non ti ho mai visto ancora piegare una cazzo di volta la gamba, neanche a muro pieghi le gambe. Ti slanci le braccia e arrivi sempre tardi. Cristo di Dio. Alla. Fuori. Qui. Fatto molto bene, infatti. No, è tutto giusto. Continua a fare così, continua a fare. Allora, stai prendendo per il culo e no, no, continua a fare così. Non invadere, non serve a un cazzo. Dante, ma Cuccetto sotto rete, a cosa cazzo servi? Che palle, madonna. Cioè, io però non ti posso allenare quando tu non vuoi fare niente, lo capisci che è difficile fare qualunque cosa. Tu sei lì che guardi. Stai fuori dal campo, giochi io con Andra allora, se tanto ti piace guardare. Dio caro, c'era più alta questa 5? Balla. I piedi a terra, lui salta e fa sopra di te, non si può fare niente. La mia mi pare eccessivo, Paolo, cazzo! Vi stanno ammazzando. Siamo 12-6. Questo quando è 19-0? 7-2. 7-1. Porca puttana. Palla. Bella battuta, oh, questa. No. Questa ottima battuta. Vediamo che è nel momento di buio, su. Ora fatelo sudare. Cerca sempre la spalla più vicina alla rete, Paolo, qualunque cosa succeda. Non dritto. Noi siamo 8-12 per voi. Palla. Qui hai murato il vuoto, hai murato. Hai fatto una palla a filo rete, è passato. Cerchegli il pallone, tanto è sempre tutto storto. Vai sulla palla. Vai sulla palla, passa così tra rete. Palla. No, ci stiamo, che stanno perdendo tutto. Bellissimo. Arriva Fresia. No, non ce n'è bisogno, ma perché? Perché così forte? Cioè, hai difeso bene, lui è venuto sotto rete, non era il tempo a staccare, poi ci vede la palla a fondo campo piano, di sicurezza, ed era punto tuo.
Perché cerca il confronto col difensore piazzato per attaccare forte? Perché devi mirare l'incrocio delle righe ed è rischioso. È già tu a questo punto, hai fatto un ottimo lavoro. Oddio. Lanciate il pallone sul fondo, per favore. Tanto siete in diritto d'arrivo, perciò. 13-8. Eravamo 12-8 prima. E quindi 13-8. Tutto fuori? No, forse due punti mi ha fatto. Cioè, se so, 14-8. Sì, c'è stata una... Cosa c'è stata al punto prima? Non è vero, avete sempre fatto il punto. Che lui ha continuato a battere correttamente lì. Questa è l'unica palla che hanno fatto, 13-8. 13-8. Per voi. Oh, finalmente qualcuno ci ha fatto attaccare il secondo in diagonale. Mi sembra una magia, mi sembra. Invece che una cosa naturale. Madonna, dai, presa. Ce l'abbiamo fatto. Buono. 13-9. Gli attacchi in diagonale di seconda funzionano, non quelli lungoline. Non l'avrei mai detto. Team complicazione affari semplici. Palla. Ottimo picco. Ottimo picco. Dai, dai. Bravo Andre. Dante. Bello. Molto bello. Ma cosa cavolo stai guardando per tenere la palla di là? Ci sei! Bravo! Bellissimo! E tira in diagonale. Io sono sconcertato solo. Cane, se non li chiamo che volevo, ma io non sento, non so. Ma vai lungolini allora, Fresia! Cazzo! Hai fatto solo colpi in diagonale! È ovvio che stai in diagonale, non hai fatto un lungolinea! Okay. Paolo Bossini è qua dentro, è il più forte, ok? Quindi lo sa che sei uno scemo! Ok, se non tu uno scemo e provi il più forte, se ti in diagonale, che fai solo diagonale, ti difenderà sempre. Non è che diventa più bravo lui o più scemo te. Tu sei semplicemente sempre scemo, lui sempre più bravo. Dio Cristo, Dio. Cioè, è già lì col bagger, è già lì. Andrea. Bello. Palla. Ci sei. Ti devi saltare. L'unico modo in cui puoi aiutare, voltarti e staccare, non serve un cazzo. No, no, vai e salta, senza paura. Bella palla, Andrea. Che schifo. Non sapevo come attaccarlo. Forte, allora sfondalo. Sì. No, non miriamo di video, facciamo lavorare. Va bene Marco, anche lo shot l'hai messo in difficoltà. Lì se vuoi. No, però quella palla lì, tienitela sopra la cazzo di testa. Ok? E basta di mirare il giocatore in battuta. Va fatto muovere, ok? Qua la gente sa ricevere, fa uno sport. Quindi corta lunga sinistra destra sul bagger è esercizio di continuità. L'obiettivo qua è vincere. 18. Più 1. 16, 9. Le braccia lunghe che ti tocchi i piedi male, Alfred. Palla. Vediamo, Iago. Sì. È tutto giusto, non ho capito perché è stata realizzata la difesa. Devo partire forse con le mani staccate, salvo.
Questa sono partita, andando giù. E quanto stiamo, date? Ce l'avevo. No, ma... ce l'avevo. Palla! Io sto... Prego, sono andato giù per prenderla così, poi me la sono tratta in faccia, fatto così. Io fuori asta! C'è sette anni. Dai, ma è possibile che l'appoggio sia trovato sul fondo del campo, dai. Cioè, quello, il fatto è che... Sì. Madonna. Sono dei deficit. Adesso la parte difficile. Ma voi siete illuminati, per noi è difficile. No, c'è lì la palla partita. Sì. C'è il campo mezzo. Linea, linea. Come fanno schifo i giani, io caro. No, no, sì. Sì, tipo, eh. Perché non stanno giocando. Ancora fuori si vede, ci vede meglio Foroni, eh? 9-20. Palla. Sì, sì, sì. Grande. Oh! Gioco! Ci sta. Noi 10-17. A 6? 20 siamo. Va bene. No, noi 10. Siete rimasti solo voi, quindi andate perché non c'è più nessun altro che può sopporci. Ma batti tu, dai, finché facciamo punto batti tu. Okay. Poi se quando sbagliamo batto io. Battita. Quindi 1-7. Gesù, Gesù. Sì, sì, sì. Bravo, 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 bravo. Senza gambe, doppia. Non poteva succedere, solo questo, Marco. In piedi a gambe aperte, ma porca puttana! Ma neanche Bianca Allegretti! 2-7. Non lo colpire con la battuta! Dio Cristo, Dio! Io, eh! Chiuso! Fatelo muovere, spostato sulla linea, sul centro! Prego. Dove aspetta? Non vedo un cazzo. Ok, palla. Eccolo qui, ragazzi. Apri. Dai, oh, Marco, sei in cielo. Bellissimo, bravi. Bellissimo. Sei no. Molto bene, tutto. Dalla battuta all'attacco all'alzata. Dammene due. Presa in battuta. Presa in battuta. Ah sì. 10-6. Sì, palla. Uno. Out, out, out. Uno stordimento sul corpo. Ho realizzato dopo che avevi chiamato uno, porca puttana. Marco, ma vaffanculo. 7-10.